Da Ventotene, l'isola dove nel 1941 è nata l'idea dell'Europa unita, partono nuovi segnali politici per rilanciare l'Unione. Molti pensavano che dopo la Brexit l'Europa fosse finita. Non è così. Noi rispettiamo la scelta dei cittadini britannici, ma abbiamo voglia di scrivere una pagina di futuro. Renzi, Merkel e Hollande, a bordo della nave militare Garibaldi, puntano a dare nuovo slancio all'Unione comunitaria, anche se con punti di vista diversi. Per Renzi, l'Europa è la soluzione, non il problema, anche se oggi appare in difficoltà dopo lo strappo britannico a causa di una crescita debole e di un terrorismo che continua a colpire. Il vertice trilaterale si è concluso ieri con una cena a base di menù di pesce e vino bianco in uno dei saloni della Portaerei. Intorno allo stesso tavolo, il nostro Presidente del Consiglio ha chiesto misure per la crescita e un'azione comune sui migranti da contrapporre a quei paesi che dicono sempre no alla necessaria ricollocazione di chi è sbarcato in Grecia e Italia. Angela Merkel recepisce il discorso sullo sviluppo economico e il rilancio degli investimenti pubblici, ma è cauta sulle richieste italiane per ottenere dalla Commissione europea maglie più larghe per varare una legge di bilancio espansiva. La cancelliera promuove però le riforme del premier Renzi a partire dal Jobs Act. La sicurezza è invece al primo posto degli obiettivi da centrare per la Francia. L'Europa deve assicurare la sua difesa, sottolinea il presidente Hollande. Se le discussioni sulla portaerei Garibaldi saranno state utili, si vedrà già nelle prossime settimane. Prima tappa Maranello il 31 agosto per un bilaterale Renzi-Merkel e poi il vertice a 27 del 16 settembre a Bratislava, il primo senza Gran Bretagna.